Un uomo di 62 anni armato di Molotov ha minacciato di dar fuoco al comando di polizia municipale di Acireale. I vigili gli avevano sequestrato del pesce e una motoape. Acireale, riflettori ancora accesi su piazza Santa Chiara e sul degrado in cui versa la zona. Oggi l'SOS di Fratelli d'Italia per far rivivere l'area. Incontro pubblico sul piano d'azione per l'energia sostenibile a Cireale Mira Diventare una città sostenibile entro il 2020. Bentrovati con Reporter tra gli altri argomenti del nostro giornale cresce ad Acireale il disagio di automobilisti e pedoni per la presenza di buche nelle strade, l'amministrazione corre ai ripari e programma eh, interventi ultimati ai lavori di realizzazione dei nuovi alloggi popolari nella ex via Carducci a Giarre c'è adesso il timore che le nuove case vengano occupate eh, abusivamente Domani e sabato nelle chiese della diocesi di Acireale si svolgerà l'iniziativa 24 ore per il Signore, luoghi sacri aperti anche durante le ore notturne. Questo è altro all'interno del nostro giornale che andiamo ad aprire come sentito con la cronaca nera, minaccia di dar fuoco al comando di polizia municipale di Acireale, protagonista un uomo a cui era stato stata sequestrata della merce. È stato un pomeriggio, è proprio il caso di dirlo, caldo, quello di ieri al comando di polizia municipale di Acireale in via Villalba. Un pomeriggio che solo per l'immediato intervento congiunto di vigili e carabinieri non è diventato davvero di fuoco. Tutto comincia con del pesce e una motoape, sequestrati dai vigili urbani a un uomo, Carmelo Costarelli di 62 anni, probabilmente colto a vendere pescato non a norma. L'uomo, convinto che il sequestro di mezzo e merce non fosse giustificato, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, si è presentato al comando di Via Villalba con un rudimentale Molotov in una mano e un accendino nell'altra, minacciando di dare fuoco agli uffici. Scatta il protocollo di sicurezza e mentre un agente della Polizia Municipale si mette a parlamentare con l'uomo, gli altri chiamano i carabinieri. I militari dell'Arma giunti sul posto in abiti civili sono riusciti, anche con l'aiuto degli altri agenti di Polizia Municipale, a bloccare e arrestare Costarelli, nonostante i suoi rabbiosi e tentativi di divincolarsi. L'uomo è stato arrestato e costretto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, con l'accusa di minacce, violenza e resistenza pubblico-ufficiale. Ci occupiamo adesso del processo sull'affidamento diretto del sistema di informatizzazione del PTA di Giarre, slittato al 21 aprile l'esame di Melchior Fidelbo, marito della senatrice del PD Anna Finocchiaro e imputato principale. Nel processo, mentre è ieri è toccato all'ex manager dell'ASPE di Catania, il senatore Scavone, accusato di truffa aggravata e abuso d'ufficio insieme agli ex funzionari dell'azienda sanitaria Ettennea Giuseppe Calaciura e Giovanni. Puglisi e allo stesso Fidelbo salire sul banco dei testimoni. L'ex direttore generale ha ripercorso in aula, davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania, tutte le fasi precedenti alla realizzazione della cosiddetta Casa della Salute, divenuta poi presidio territoriale di assistenza ehm, fino all'agosto del 2009, data in cui alla guida dell'ASP Catania subentrò Giuseppe Calacciura facendo emergere un. Rapporto conflittuale tra lo stesso ex direttore e il dirigente dell'ispettorato regionale alla sanità. Dopo Gesù c'era Cirimenna per, per tutto, ha detto in aula l'ex manager dell'ASP. Era ai vertici della sanità da 30 anni e tutti dovevano avere a che fare con lui, e pur storcendo il naso, alla fine soggiacevano a lui, ma non io. Torniamo adesso ad Acireale, l'assessorato ai lavori pubblici del comune interviene per eliminare le tantissime buche che insistono nelle strade comunali come conseguenza del eh, maltempo. Scattano ad Acireale i lavori per il ripristino delle condizioni del mando d'asfalto, che in più punti si presenta in condizioni di degrado essendosi formate delle buche che in vari tratti somigliano più a piccole voragini. Sono in grado di costituire perciò un pericolo non da poco per i mezzi in transito, soprattutto se centauri, in quanto questi ultimi possono andare incontro a rischi anche per la propria incolumità. Ad esempio in piazza San Francesco, ma in questo caso a seguito dei lavori effettuati in precedenza, se ne trovo una profonda ben 13 cm. Altre è possibile notarle in via Riosto, Lazzaretto e Jacopone da Todi, sempre dalla notevole consistenza. Le conseguenze delle continue piogge dei giorni scorsi sono perciò evidenti, tanto che l'assessorato a lavori pubblici diretto da Nantartita ha provveduto ad elaborare un piano di intervento frutto del monitoraggio compiuto dal personale della sezione Manutenzioni. Ammonta così a 30.000 euro la somma tirata fuori dalle pieghe del bilancio e anche con non poche difficoltà al fine di ripristinare le donne condizioni di transitabilità per veicoli e pedoni. Il Comune ha invitato quindi le ditte iscritte nell'albo di fiducia o in alternativa all'albo artigiane a formulare un'offerta, oltre ad impegnarsi nell'attuare il tutto in tempi brevissimi. Contiamo, ha avuto modo di sostenere l'assessore Ardita, di intervenire in maniera incisiva, procedendo nei limiti del possibile ad una preliminare scarificazione dei tratti interessati cosa che garantisce un risultato decisamente migliore rispetto alla semplice pezza di asfalto posta sulla buca. Intanto, a proposito della decisa presa di posizione del Comune Cese nei confronti dell'ex provincia di Catania a proposito delle condizioni di degrado nelle quali versano le arterie di pertinenza, anche in questo caso, sempre come conseguenza del maltempo, l'ente di Palazzo Minorite ha diffidato quella Cese a compilazioni che non siano di sua pertinenza. Una riforma delle IPAB attesa da oltre 15 anni, più che mai necessaria. La chiede la deputata regionale accese Angela Foti, che insieme al collega. Marco Forzese ha illustrato questa mattina alla stampa la necessità appunto di una legge che riorganizzi l'intero sistema. La Foti lo scorso 3 marzo ha presentato come prima firmataria insieme a tutto il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle un'interrogazione indirizzata al Presidente della Regione nonché all'assessore regionale della famiglia chiedendo chiarimenti sui gravi abusi riscontrati nella gestione del Dipartimento regionale preposto al controllo delle IPAB, in particolare sui comportamenti discriminatori nella valutazione dei piani di rientro decennali presentati da molte IPAB per le quali sarebbero stati applicati metri di giudizio diversi a parità di requisiti. La situazione attuale ha osservato la FOTI pone queste strutture sotto attacco anche della burocrazia. Per questo chiediamo una riforma urgente che la Regione annuncia da due anni ma che non ha mai portato in commissione. Chiaro il riferimento all'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale, una delle pochissime IPAB che su tutto il territorio siciliano effettivamente erogano servizi, quindi IPAB attiva sul territorio al palo, visto che il piano di rientro del commissario Panvini è stato di fatto bocciato. Prosegue intanto il dibattito su piazza Santa Chiara e sul degrado in cui versa il quartiere accese. Oggi l'intervento di Dario Fina, componente di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che avanza alcune proposte. Doveva essere la valvola di sfogo bella di un quartiere, è diventato un buco nero che assorbe tutto quanto di buono le sorge intorno. Piazza Santa Chiara è oggi al centro del dibattito, diventata in poco tempo zona di vero e proprio allarme sociale. La sera, questo quanto denunciano da tempo i residenti, diventa zona di spaccio, con tutto il degrado che questo porta con sé. Ubriachezze, piccola malavita, episodi di prostituzione. Una situazione che ha costretto alla fuga anche l'unica luce che ancora brillava in questo triste scenario. Una libreria rimasta aperta nonostante tutto, ma che alla fine ha dovuto arrendersi. A segnalare il buco nero in cui è scivolata Piazza Santa Chiara ci aveva già pensato il consigliere comunale Silvestro Torrisi. Oggi a tornare sull'argomento è il componente dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Dario Fina, che lamenta, tra le altre cose, il mancato inserimento di Piazza Santa Chiara nel programma di videosorveglianza da poco partito in città. La situazione veramente in termini di igiene di decoro è veramente degradata e degradante noi proponiamo anche che oltre alla sicurezza piazza santa cara venga valorizzata dal punto di vista della riqualificazione urbanistica quindi che venga trasformato in un parco urbano che sia usufruibile dai, dalle famiglie con, con bambini io non vedo mai bambini con le loro famiglie in questa piazza perché le condizioni di sicurezza e di igiene non ci sono e soprattutto che venga valorizzata per Garantire, per migliorare e soprattutto aiutare le attività economiche che sono presenti, attività economiche importanti, come per esempio puntando nei periodi di Pasqua o periodi di Natale, realizzando i cosiddetti mercatini proprio all'interno della piazza, farla diventare un piccolo centro commerciale naturale che possa servire non solo ai residenti della zona, ma possa servire alla cirale tutta. Adesso invece ci spostiamo a Giarre, riflettori ancora sui lavori di realizzazione degli alloggi popolari nella ex via Carducci. Ultimati i lavori, adesso c'è la preoccupazione che le nuove case vengano occupate abusivamente. Sono tecnicamente ultimati i lavori di realizzazione dei 46 nuovi alloggi popolari della ex via Carducci, realizzati nell'ambito del contratto di quartiere al Carmine. Si va invece a rilento per quanto concerne i lavori all'attiguo teatro, opera pubblica incompiuta, simbolo di Giarre. L'impresa appaltatrice infatti attende ancora di ricevere dalla Regione oltre 900.000 euro e potrebbe in qualunque momento decidere di sospendere gli interventi, la legge lo consente. Per non creare un disagio sociale, però, gli sforzi sono stati concentrati nell'ultimazione degli alloggi e adesso si attende solamente il collaudo che spetta al Comune. In attesa che l'ente nomini il collaudatore, però, a pagare l'affitto delle case sostitutive dove sono stati trasferiti gli inquilini delle abitazioni popolari, è la stessa impresa appaltatrice che, in qualsiasi momento, in caso di ulteriori ritardi, potrebbe anche decidere di addebitare il pagamento al Comune di Giarre. Intanto, c'è il timore che le nuove case vengano occupate abusivamente, come sottolinea Grazia Elena Pulvirenti, uno dei legali degli inquilini che hanno fatto fretta di entrare nelle nuove case, su cui, peraltro, sono in corso numerose azioni legali da parte degli stessi futuri inquilini, soprattutto in riferimento alle ridotte dimensioni di alcune delle abitazioni. L'assegnazione delle case dunque non sarà semplice e si prevede una corsa ad accapararsi gli alloggi più grandi. Il problema potrebbe da un momento all'altro, e decisiva potrebbe risultare la riunione di questo pomeriggio programmata nello studio dell'avvocato Pulvirenti. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, torniamo subito. Non è mai troppo tardi! All'Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi a Cireale corsi serali per il turismo per coloro che intendono iniziare, proseguire, completare gli studi conseguendo un diploma di Tecnico per il Turismo. Un diploma utile per comunicare efficacemente in tre lingue comunitarie, diventare programmatore turistico in agenzie di viaggi, guida turistica, direttore in strutture del terziario, animatore turistico, hostess o steward in manifestazioni, compagnie aeree o di navigazione. La scuola con strutture all'avanguardia è dotata di laboratori, aule informatiche, biblioteca. Istituto di istruzione superiore Filippo Brunelleschi a Cireale, Via Giovanni Verga 99. Per info 095 613 6005. Non è mai troppo tardi. Corsi serali per il turismo. Iscriviti. Da Ulisse i saldi fanno i saldi. Se compri un articolo in saldo e poi ne aggiungi un altro, ottieni un 10% di sconto sul primo e un 20% in più sul secondo. E se ne compri 3, 4, 5? Avrai un 30, 40, 50 fino al 100%. Solo sulle scarpe? Ma no, su quello che vuoi. Da Ulisse, borse, valigie, abbigliamento sportivo, accessori e tanto altro. Ulisse. La vita un passo alla volta. di Catania. Da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante, sempre. Abiti comunione, battesimo, damigelle, pagetti e ancora angolo outlet per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Da antiche ricette siciliane nascono artigianalmente dei liquori dal gusto unico, le antiche delizie. Scegliamo con cura agrumi provenienti da agricoltura biologica frutta, foglie e spezie non trattate per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Degustare uno dei nostri rosoli regala i sensi, immagini e profumi della nostra terra. Le antiche delizie, produzione artigianale di liquori, creme, marmellate, conserve, anche in elegantissime confezioni regalo. Vendita in grosso e dettaglio. Sede produzione a Valverde, in via dei Belfiore 4244. Le antiche delizie. I sapori della natura. Topolinia School, accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il Nido Primavera, la Scuola Materna, la Scuola Primaria. Esistono tre modi per insegnare, col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi abbiamo rinunciato ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra con istruttori hip hop, coro di voci bianche, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia, e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinea School. Via Arcangelo Raffaele 2. ACI Reale. Se sei grande per frequentare una ludoteca per bambini e vuoi scoprirne una per ragazzi, Ludorama, la prima ludoteca dedicata ai ragazzi. In un ambiente sano e controllato, giochi da tavolo, tornei di videogiochi, Xbox, PlayStation, centro autorizzato giochi di carte, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Force of Will. Da Ludorama, tutti i giochi sono anche in vendita. Vasto assortimento di giochi da tavolo, action figures, da marchi come Asbro, Lego, Giochi Uniti, materiale per modellismo statico e dinamico Warhammer. Ludorama, via Giovanni Verga. 78-80 a Cireale. Per info 095 28 62 387. Ci trovate anche su Facebook. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Una storica frase di Henry Ford, imprenditore statunitense e fondatore della Ford Motor Company. Noi la crediamo ancora attuale. Non perdere tempo. Chiamaci radio Etna Espresso 095 89 4616. O info chiocciola radioetnaespresso.it. Acireale mira a diventare una città sostenibile entro il 2020. Se ne è parlato ieri durante un interessante convegno. Si chiama Energy, pianificando il 2020 l'incontro pubblico di ieri pomeriggio nel salone dell'ex angolo di Paradiso all'interno della Villa Belvedere, organizzato dall'assessorato alle politiche energetiche ed ambientali del comune di Acireale. Un incontro al quale hanno partecipato gli Assessori Adele Dan, Nando Ardita, Rory Pietro Paolo e Francesco Fichera, che detiene la delega per l'ambiente. Al centro dei lavori il PAES, il piano d'azione per l'energia sostenibile e le sue priorità ed azioni predisposte per rendere a Ciliare una città sostenibile, una città migliore. L'obiettivo oggi presentiamo il PAES ehm, e tutte le azioni che sono declinate all'interno del PAES, una serie di progetti che sono già anche ben avviati come il piano urbano della mobilità che è stato di recente diciamo, giudicato a un gruppo di professionisti o l'altro progetto di dotazione di attrezzature per il monitoraggio delle emissioni e mi riferisco al progetto di ACI Vivibile che consentirà il collocamento di stazioni di rilevamento delle emissioni, oltre che delle eh, telecamere anche di, diciamo, di controllo dei flussi, dei flussi veicolari. Ma non sono solo queste diciamo, le azioni previste nel Paes, è un, un piano di, eh, di lungo respiro eh, che vuole consentire, vuole, a, a, mira ad aggiungere in qualche modo un livello di qualità della vita per i cittadini accesi eh, migliore di quello, di quello di adesso, attraverso eh, diverse azioni che vanno dalla, dalla mobilità all'efficientamento energetico degli edifici e pubblici e privati, al cambiamento delle abitudini di ciascuno di noi, anche nell'utilizzo dei mezzi di spostamento, al miglioramento dell'efficienza degli edifici come sono le scuole, insomma ci sono tutta una serie di azioni che messe in campo saranno in grado di intercettare finanziamenti che sono previsti dal patto dei sindaci e eventualmente anche dalla nuova programmazione europea. Nel salone dell'ex angolo di Paradiso però tra i relatori anche i redattori del Paes Salvo Grasso e Saverio Strano che insieme al consulente energetico del comune Rosita Romeo hanno illustrato i programmi per la mobilità, l'edilizia sostenibile, l'efficientamento luminoso, la formazione dei dipendenti comunali, l'informazione alla città e la didattica nelle scuole. Finalità primaria. Raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 prefissati. Nel concreto gli obiettivi principali sono anche creare attraverso i lavori verdi, i mestieri verdi, le condizioni necessarie per l'occupazione. Contrariamente ai dati nazionali dove le emissioni di CO2 sono a carico principalmente del residenziale e del terziario, ad AC il carico maggiore ce l'hanno le auto. Questa è una città non a misura d'uomo ma a misura di traffico, ricordava poco fa un, un collega. Quindi, il primo obiettivo è da centrare è assolutamente la riduzione del, dello smog e della CO2 attraverso il traffico. Il secondo obiettivo è quello dell'edilizia: edilizia pubblica ed edilizia privata. Per quanto riguarda l'edilizia pubblica, come priorità Abbiamo messo la riqualificazione energetica, oltre che strutturale, delle scuole. Eh, bisogna far star bene assolutamente i ragazzi che passano lì la maggior parte delle giornate. Per quanto riguarda invece l'edilizia privata, puntiamo chiaramente non alle nuove costruzioni, casomai alla demolizione e alla ricostruzione, ma soprattutto alla riqualificazione dell'esistente, dando una serie di premialità. All'ultimo, l'illuminazione. E quindi già come sapete sono previste eh, tutta una serie di azioni per i relampiche della città e poi la serie di formazione e di informazione alla collettività. Lavori consigliari questa sera sia ad Aci Reale che ad Aci Catena. Ad Acireale si completa la fase delle interrogazioni e interpellanze con risposta immediata da parte dei rappresentanti dell'amministrazione Barbagallo. Ad Aci Catena invece, oltre alle interpellanze e interrogazioni in aula, spazio anche alla sostituzione dei componenti della prima, seconda e nona commissione consigliare permanente. Ad ACI Catena due rotatori e salvavita ai confini tra la città e ACI Sant'Antonio saranno pronte a fine 2015. Il progetto è stato presentato questa mattina. Un piccolo otto allungato, cioè due rotatorie da realizzare tra i comuni di Acicatena e Acisantantonio. Se vogliamo, apice del più grande otto allungato da costruirsi tra i comuni di Acicatena, Acisantantonio e Acireale per razionalizzare ed adeguare alle moderne esigenze la rete viaria, ma che rimase lettera morta perché mancante del finanziamento statale. Il progetto del mini otto allungato è stato presentato questa mattina al municipio di Acicatena dal sindaco Scienzio Maesano, dagli assessori alla viabilità Pippo Grasso e ai lavori pubblici Giuseppe Barbagallo, dal geometra Nello Fichera del L'UTC, dal comandante della Polizia Locale maggiore Sebastiano Forzisi e, per quel che riguarda il comune di Aci Sant'Antonio, dal primo cittadino Santo Caruso, dal comandante della Polizia Locale Antonio Parisi, dal geometro Rosetta Mammino in presenza dei presidenti dei consigli comunali. La prima rotatoria sorgerà tra la via San Giovanni e la via Allegra Cuore, a cavallo tra i due comuni legati oggi da un innesto stradale assai pericoloso. I tecnici ritengono che la rotatoria possa agevolmente distribuire il volume di traffico, abbassando il tasso di pericolosità attuale. La seconda rotatoria invece ridisegnerà l'incrocio pericolosissimo tra le vie San Giovanni e San Giovanni Santa Maria La Stella, assai tristemente noto per i frequentissimi e spesso gravi incidenti. Costo complessivo dell'opera 190.000 euro, il 75% a carico del comune di Acisantano. Antonio, la restante parte a carico del Comune di Acicatena. Nella funzionalità del progetto che stamattina abbiamo presentato assieme al collega sindaco del Comune di San Antonio c'è la sicurezza eh, dei tantissimi eh, veicoli che quotidianamente l'attraverso. parliamo di Piano San Giovanni, eh, per andare all'ingresso della per seguire su Via di Sant'Andone, per andare al secondo ingresso dell'ospedale di Aceriale, era un progetto eh, più ampio, così come diceva lei, e con risorse comunali, quindi entrambi i comuni dai propri bilanci. Stiamo estrapolando in quota parte la somma di 190.000 euro per dar seguito a questo progetto straccio già esecutivo che contiamo di poter candierare in estate in modo tale che entro quest'anno possa essere già fruito e fruibile da parte di tutti per evitare i tantissimi incidenti che quotidianamente ingombrano in questa arteria. In una zona che ha già registrato episodi particolari addirittura con mortalità. Riuscire oggi a trovare questa forma di collaborazione e convergenza, e approfitto anche per ringraziare l'amministrazione comunale di Dieci Catena e soprattutto la persona del sindaco, perché abbiamo trovato sì una forma di sicurezza per i cittadini di Sant'Antonio, ma anche una forma di sicurezza per le per tantissime persone che transitano nella zona. Perché ricordo a tutti. Quella è una zona di transito per l'accesso all'autostrada, ma soprattutto per l'accesso per le strutture sanitarie e l'ospedale di Acireale. Quindi, aver trovato questa convergenza per rendere fruibile e sicura la zona sicuramente è una vittoria per un'amministrazione e un motivo di orgoglio per questa amministrazione. Ad Aci Catena nella sacrestia della Chiesa Santa Lucia, sino a mezzogiorno di lunedì, sarà possibile acquistare al costo di 5 euro il buono pasto da utilizzare il 18 marzo per partecipare alla cena di solidarietà promossa dalla parrocchia, dal gruppo di lavoro coordinato da Maria Palazzolo, dall'azione cattolica con il patrocinio del comune. Il ricavato servirà per l'acquisto di derrate alimentari da distribuire agli assistiti del banco alimentare. Una cena di solidarietà con pasta ceci che se da un lato fa rivivere anche le tradizioni culinarie locali, dall'altro lancia un messaggio di speranza. L'associazione Ingegneri e Architetti Accesi ha invece organizzato per domani un seminario sul tema la della disciplina dell'attività edilizia nella regione Sicilia. L'iniziativa avrà inizio alle 15:30 nella sala conferenze del San Biagio Resort di Acireale. Sempre domani inaugurazione dei nuovi locali per i volontari del Consiglio centrale della società San Vincenzo de Paoli di Acireale. La cerimonia inaugurale alle ore 17 nei nuovi locali di Corso Umberto 84 accanto la chiesa di San Rocco. Invece oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa di Santa Maria alla Scala, su richiesta del parroco don Francesco Mazzoli, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo incontrerà la comunità per illustrare i progetti di riqualificazione del territorio. Domani e sabato invece in occasione della Quaresima nella diocesi di Acireale si terrà l'iniziativa 24 ore per il Signore, molte le chiese che resteranno aperte anche durante la notte. 24 ore per il Signore l'iniziativa voluta dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che così vedrà domani e sabato partecipare anche la diocesi di Acireale. La data fissata coincide con il secondo anniversario dell'avvio del pontificato di Papa Francesco. Dio ricco di misericordia è il tema scelto per la riflessione che vedrà pregare per tutte le necessità della Chiesa, puntando inoltre in particolar modo sulle confessioni e l'adorazione eucaristica. Nelle chiese della diocesi così si svolgeranno momenti di preghiera comunitaria. Nella cattedrale si inizierà alle 18:30 con una celebrazione eucaristica al termine della quale verrà poi esposto il sacramento in maniera da avviare l'adorazione eucaristica che proseguirà per tutta la notte ancora nella giornata di sabato. Anche altre chiese oltre la cattedrale Resteranno aperte durante la notte. Sacerdoti saranno disponibili per il sacramento della penitenza. Sempre in cattedrale la 24 ore per il Signore si concluderà alle 18.30 con una messa di ringraziamento. Il settore servizi sociali del comune di Acireale comunica che è stata ulteriormente prorogata al 31 marzo la validità delle tessere eh, AST azienda siciliana Trasporti per le persone con disabilità. E adesso invece parliamo dei 130 anni del liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale. Si è svolta stamattina presso il Palazzo del Turismo de Cirale la conferenza stampa sui 130 anni del liceo classico Gugli e Pennisi. Tante le iniziative proposte in occasione dell'anniversario. I 130 anni in verità ricadono sabato che è il 14 marzo alle 11.30 in quanto il liceo fu inaugurato appunto il 14 marzo del 1885. Eh, noi per adesso avvieremo i festeggiamenti con, incontrando la città e recuperando la memoria storica di questo liceo che per l'appunto compie 130 anni, un liceo fortemente voluto dall'amministrazione del tempo, un liceo che si andò ad, inser ad inserire fortemente nella riforma del 1861 e la legge Casati e che ancora oggi rappresenta e si conferma nel suo valore di eh, riorganizzare gli studi per la nostra eh, gioventù. Il liceo classico Gugli e Pennisi ha sempre mantenuto un solido rapporto con il territorio. Da molti anni, infatti, intrattiene proficui rapporti con diversi enti territoriali ed istituzionali, sia appartenenti al sistema dell'istruzione e della formazione che al circuito culturale e associativo. Importantissimo il rapporto con il territorio, importante anche il rapporto con l'amministrazione. Il liceo classico Gugli e Pennisi è come dire, un gioiello. Eh, nel senso che è una scuola eh, tra le prime scuole eh, nate in, in questa città, ma è eh, anche una scuola che eh, ha dato tanto in termini di, di insegnamento, eh, in termini di cultura ed è anche stata premiata a livello nazionale. Quindi non possiamo che essere contenti, non possiamo che essere vicini a questo istituto, eh, dobbiamo sicuramente lottare affinché in futuro eh, non perda l'autonomia. L'integrazione tra il sistema di istruzione, formazione professionale e mercato del lavoro rappresenta l'asse attorno al quale si gioca oggi il rinnovamento dell'intero sistema educativo formativo. Questi 130 anni che oggi noi andiamo a meditare costituiscono sicuramente un momento di riflessione sul significato dei licei classici, della cultura classica ad Acireale e in Italia. E soprattutto dovremmo trovarci insieme, questo è diciamo, il motivo di fondo con cui abbiamo costruito questi 130 anni, cioè dobbiamo stare insieme la politica e la cultura, perché il territorio della, di una scuola è quello intermedio fra la politica e la cultura. Da una scuola all'altra, adesso attenzione riflettori sulla scuola media di Aci e Bonaccorsi. Nei giorni scorsi un interessante incontro eh, con un video per descrivere agli studenti della scuola e il lavoro che svolge Emergency in Africa, precisamente in Sierra Leone. Alla presenza del sindaco Mario Ali, dell'assessore Mario Bonaccorso e dei docenti della scuola, eh, ospite è stato il dottor Fabrizio Pulvirenti, eh, medico di Emergency che ha incontrato i ragazzi per raccontare loro la sua esperienza vissuta pochi mesi fa, quando fu contagiato dal virus dell'Ebola salvo poi guarirne in Italia. Il dottor Pulvirenti è uno dei pochi superstiti del terribile virus che nei mesi scorsi ha spaventato non solo l'Italia ma il mondo intero. L'incontro si è poi concluso con le domande degli studenti e con una riflessione sull'aspetto umanitario portata avanti dal sindaco di Aci Bonaccorsi, Mario Ali. Una targa, ricordo, è stata poi consegnata al dottor Fabrizio Pulvirenti. Una nota di calcio si è concluso con il risultato di 0 a 1 il recupero di ieri pomeriggio tra San Gregorio e Spadaforese, valido per la nona giornata di ritorno del campionato di promozione Girone C. Con questi tre punti conquistati la Spadaforese si porta all'interno della griglia play off a pari punti con la Promende al quarto posto, il San Gregorio invece rimane. In piena griglia Playout. Mercoledì di Coppa, sempre per le squadre di promozione, ieri lo Sporting Taormina. Ha fatto 2-2 a, eh, a Santa Croce Camerina eliminando i locali per via dello 0-0 nella gara di andata. A salvare i mestinesi un gol di Emanuele all'89esimo che permette allo Sporting di accedere alle semifinali di coppa. Uno sguardo infine alla decisione del giudice sportivo squalificato fino al 15 marzo il tecnico del Rosolini Orazio trombatore, un turno di squalifiche invece per diversi calciatori, Costa e D'Arrigo del Città di Messina, Vadalà della Sampio, Barberi della Cireale, Fagone dello Scordia, Grasso del Siracusa, De Guido ed Esposito del Vittoria, Basile del Via Grande, Ignazitto del Taormina. Un ultimo aggiornamento infine a Cireale Milazzo in programma domenica prossima, si giocherà alle 15 e non alle 17. e Adesso andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente deboli, temperature invece in calo, 8 gradi la minima, 13 la massima, i mari poco mossi. È tutto anche per oggi. Grazie come sempre per essere stati con noi. Vi ricordo la nostra pagina Facebook Etna Espresso Channel trattino TG Reporter. Appuntamento a domani alle 13:40. Arrivederci.